Ladies and gentlemen. Ciao popolo Lega Nerd, anche se fisicamente a Roma, il vostro caro e fedelissimo Popcorn Time torna come sempre a illuminarvi sulle novità cinematografiche della settimana. Io sono Gabriella, scovatore di perle cinematografiche, sempre attenta alle nuove proposte in sala. Questa settimana si inizia col botto, direttamente dal pianeta Sakaar, dove è imprigionato un bollente Chris dove è imprigionato un possente Thor. Ci conosciamo, è un collega di lavoro. Ebbene sì, un altro cinecomic partendo dal cinema, e questa volta parlo di Thor Ragnarok, con una seducente molto cattiva Kate Blanchett assieme a Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Idris Elba, Mark Ruffalo e Anthony Hopkins. Nel terzo film che lo vede protagonista, Thor è impegnato dall'altro lato dell'universo senza il suo potente martello e deve lottare contro il tempo per tornare ad Asgard e fermare Ragnarok, la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà asgardiana, per mano di una nuova e onnipotente minaccia, la spietata Hela. Ma prima dovrà sopravvivere a un letale scontro fra gladiatori che lo metterà contro il suo vecchio alleato e compagno nel team degli Avengers, l'incredibile Hulk. Ora, lo so che state aspettando tutti sto film per vedere Thor con Loki oppure le mazzate con Hulk, ma signori, parliamoci chiaro. Quanto è figo Jeff Goldblum? Che sangue. Settimana molto impegnativa per Miss Blanchett, che dal pianeta di Sakaar passa direttamente a una pellicola molto particolare che la vede protagonista di ben 13 ruoli diversi. Un film omaggio alla tradizione e bellezza letteraria dei manifesti artistici. Sto parlando di Manifesto. Omaggio alla tradizione e alla bellezza letteraria dei manifesti artistici, in cui Kate Blanchett interpreta ben 13 personaggi diversi. Ogni personaggio uno scenario, ogni scenario un movimento letterario o politico, celebrato attraverso intensi monologhi e splendide immagini. Amanti del thriller, tenetevi forte, perché direttamente dal paesino di Aveshot, Donato Carrisi ci porta all'interno di un mistero. Che fine ha fatto la piccola Anna Lu? La ragazza nella nebbia, opera prima dello stimato scrittore Carrisi, nonché tratta dal suo omonimo libro, sta per arrivare al cinema e fare luce sul mistero. Due giorni prima di Natale, fra le montagne di Aveshot, è scomparsa una ragazzina di 16 anni. Anna Lu aveva capelli rossi e lentiggini. Però il nulla sembra averla ingoiata per sempre, nascondendo un mistero molto più grande di lei. Un groviglio di segreti che viene dal passato, perché ad Aveshot nulla è ciò che sembra e nessuno dice tutta la verità. Questa non è una scomparsa come le altre. In questa storia ogni inganno ne nasconde un altro ancora più perverso. Facciamo ancora una volta un passo indietro al Lido di Venezia, precisamente nella sezione fuori concorso, dove è stato presentato il biopic sull'amicizia particolare tra la regina Vittoria e il commesso indiano Abdul. Una storia sì di amicizia, ma anche di sapori esotici e ritrovata giovinezza, Vittoria e Abdul. Quando il giovane commesso Abdul Karim si mette in viaggio dall'India per partecipare al giubileo d'oro della regina, si ritrova sorprendentemente nelle grazie della regina stessa. Mentre quest'ultima si interroga sulle costrizioni della sua antica posizione, i due instaurano un'improbabile e devota alleanza, mostrando una realtà reciproca che la famiglia e la cerchia ristretta della regina cercano di distruggere. Mentre la loro amicizia si intensifica, Vittoria comincia a vedere un mondo in evoluzione con occhi diversi, rivendicando con gioia la sua umanità. Cinecomic, thriller, film artistici, biopic. Un vasto ventaglio di sfumature di genere vi aspetta al cinema. Quale vi si addice di più? Scegliete con cura, mi raccomando. E nel frattempo non vi dimenticate di spolliciare su e spammare a motore se questo video vi è piaciuto. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo appuntamento con Popcorn Time. Ciao! Alle novità. Sempre attenta alle nuove proposte, non era difficile, oh. E nel frattempo non mi vedi... Madonna santo, ho guardato fuori, cazzo. Tardi? Ho detto bene. Todd Hiddleston? Era Tom Hiddleston, penso. E
si è spegnuto. Opera prima dello steam. Vabbè. 42.